Siamo Urbino, convegno Menseo Bio, siamo qui con Maria Alfonsa Melillo, dirigente del comune di Meldola, che ci ha portato l'esperienza di un comune che ha fortemente voluto introdurre il biologico e la filiera locale nelle mense e ci è riuscita. È stato un lungo percorso però, vero? Circa 10 anni, quindi chi vuole iniziare sa che deve metterci del suo in tempo e capacità. Se non c'è la volontà del tempo e la capacità non si fa nulla. Comunque il messaggio che abbiamo voluto dare nel convegno e che avete dato anche portando l'esperienza è che, in realtà, che però si può, perché qua spesso gli amministratori, i funzionari tendono insomma a scansare la questione dicendo non si può fare le gare europee, invece tecnicamente e secondo le normative è possibile. Sì, certo, noi abbiamo una gara di alimentari europea che supera i 5 milioni di euro. E quindi abbiamo avuto la possibilità di farla perché abbiamo una base d'asta inferiore a quella di Consip, quindi Consip, società nazionale che detta la qualità, purtroppo qualità fino a un certo punto, fra virgolette, ma che noi adesso è una sfida, noi ce la faremo ad avere dei costi più bassi di Consip e una migliore qualità. C'è da studiarci sul capitolato, sulla parte tecnica, c'è da darci molto di personale, ma si può. E l'altro lato importante dell'esperienza del Comune di Meldola è che questo percorso va fatto dal punto di vista politico e tecnico, ma c'è anche tanta educazione alimentare con i bambini. Noi siamo partiti dai bambini per capire perché non mangiavano, poi i genitori, poi gli insegnanti e coinvolgendo i politici in primis. Quindi gli attori sono tanti, bisogna coinvolgerli tutti, i produttori locali, la gente, studiare tutte le cose più strane per poter coinvolgere, anche mangiando insieme a loro le schifezze che dicono i bambini. Dopo capiscono che i bambini sono da educare, che non è una schifezza ma è buono. Benissimo, ringraziamo anche la dottoressa Melillo per il contributo e buona giornata.